Salve a tutti e bentornati nel canale. Io sono Frank Wortsman. Come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi andiamo a fare una. A tornare un po' alle origini, ecco. Diciamo che sono riuscito dopo un po' di tempo e non poca fatica a tradurre le lettere, la corrispondenza di Dead che ho avuto in Italia. E oggi sono molto fiero di portarvi questo video. Allora, devo dire che non è stato facile. Ci ho perso almeno una giornata e mezza, due per la traduzione. E come l'ho scoperto, adesso ve lo racconto perché diciamo che è stata una cosa un po' strana, tragicomica, diciamo. L'ho scoperto perché da un video che mi era stato fatto in risposta a. Perché il black metal dovrebbe essere aristocratico e mi è stato praticamente fatto un video risposta dove praticamente io vengo frainteso, ma io non sono qui assolutamente per parlare di questa cosa, non voglio fare un video risposta, tra l'altro l'ho già detto ai ragazzi che mi hanno risposto. Io voglio solamente dire che nel male io ho scoperto, tra molte virgolette, nel male perché. Diciamo non l'ho presa molto bene quando ho visto quel video, ma effettivamente sono su YouTube e devo aspettarmi anche questo. Devo dire che ho scoperto che comunque sia Dead ha avuto questa corrispondenza, una corrispondenza appunto in Italia con questo The Old Nick, il vecchio Nick appunto. E qui praticamente possiamo trovare. Questo è il sito dove appunto ho trovato. Questo è il sito dove appunto ci sono tutte le lettere di Dead. E niente, sono riuscito praticamente a fare la traduzione della prima, che oggi vi porterò. Quindi, bando alle ciance, signori, andiamo subito a leggere questa prima lettera di Dead, anche perché la cosa non è cortissima, anzi, ci metterò un po' per tradurvela tutta. Questa, allora, in poche parole, ve lo dico, ve lo comincio a dire da subito. È una traduzione che ho fatto io, spero sia fedele, perché io non sono molto bravo nelle traduzioni. Spero non mi blastiate se io ho sbagliato qualcosa, anzi vi invito, se ho sbagliato qualcosa, a commentare con quello che ho sbagliato, così almeno ne possiamo usufruire un po' a tutti. E niente, detto questo, signori, questa è la traduzione. Ho dovuto sistemare un po' la punteggiatura e quant'altro perché purtroppo è quello che è. E niente, signori, andiamo subito a leggere la traduzione della lettera. Cominciamo subito con praticamente l'introduzione di The Old Nick, appunto, il vecchio Nicola. Nicola, penso si chiami, perché Nick penso sia Nicola. Allora, questa è l'introduzione. Come vedete è stata editata da appunto Old Nick nel 2016. Questo libro mi sono dimenticato di dirlo. In poche parole è stato stampato in edizione limitata. Ovviamente, indovinate quante copie? 666 copie. Vabbè, comunque, andiamo a vedere un po' che cosa ci aspetta da questo piccolo libretto. Questa appunto è la intro di Old Nick, ve lo traduco. A 25 anni dalla sua morte, Dead. Qui c'è appunto la data di nascita e quella di morte. Lo storico cantante della band norvegese black metal Mayhem è ancora un cult. Quando si è trasferito in Norvegia, io avevo una fanzine in Italia. Quindi abbiamo iniziato questa corrispondenza intensa. Queste lettere che ho trovato hanno attraversato l'anno 1990, che è stato un momento cruciale per la consacrazione internazionale dei Mayhem.
Trovare queste carte è stato per me un ritorno nostalgico ai primi anni del black metal, fatto di un invio di lettere intenso. Dead era un amanuense instancabile, commercio di demo, nastri e vinili, concerti. Zin dovrebbe essere il diminutivo di riviste, volantini e molto altro ancora. Negli scritti di pelle è possibile notare la sua personalità tormentata, a volte anche inquietante. Tuttavia era anche caratterizzato da un oscuro misticismo e un'appassionata curiosità per ciò che era strano e misterioso. Ciò che colpisce di Dead, oltre al suo innegabile artistico e artistiche qualità performative, qui il percorso personale artistico di Schwarzorg ci siamo capiti? Mi viene in mente, è il suo modo e la sua coerenza nell'affrontare temi estremi, la sua risolutezza nell'andare oltre il fisico, la sua consapevolezza nella sua limitatezza di essere umano. Ho pensato di potergli rendere omaggio stampando questo libretto, poiché io sapevo preferiva la carta ai primi computer. Chissà cosa avrebbe detto oggi il vecchio Nick. Allora, questa è la prima lettera di Dead, di cui andremo a parlare oggi e a fare appunto la traduzione. Prepariamoci perché la cosa non sarà corta. Vi invito a rimanere se comunque sia vi piace il format, perché veramente, signori, qui c'è tutta la personalità di Dead solo nella prima lettera. E ne vale effettivamente la pena. Rimanete fino alla fine, signori, perché se vi piace veramente la storia del black metal, qui c'è un concentrato che neanche ve lo immaginate. C'è veramente di tutto. C'è veramente, veramente di tutto. Allora, partiamo. L'Angus, 21 marzo 1990. Solo il black è true. Solo la morte è reale. Gore è tendenza. È tendenza tra molte virgolette, perché non sapevo come tradurlo in modo migliore, ecco. Ciao, Nick. Sono di nuovo Dead. Ehi, sei davvero bravo a disegnare. Anch'io disegno e faccio qualcosa. Ti allego qualcosa in questa lettera. Forse noi possiamo fare qualcosa, magari anche in Metal Destruction. È la rivista, in poche parole. Hai chiesto delle pubblicazioni. Se abbiamo bisogno di alcuni artwork per quello, beh, raramente cediamo qualcosa. E per quanto riguarda la prossima uscita, probabilmente avremo invece qualche fotografia. Ma se avessimo bisogno di qualcosa che potresti fare per aiutarci, te lo farò sapere. Allora, prima che vada avanti, essendo una lettera questa credo sia una lettera di risposta da quello che appunto, da come ho capito, perché quindi alcune cose, se non le capite, ragionate sul fatto che appunto Dead sta rispondendo a The Old Nick. Alcuni discorsi sono le risposte che sta dando a Dead a alcune domande che gli erano state fatte. Quindi andiamo avanti. Quindi quello per cui possiamo usare i disegni è per cose come volantini, annunci e lettere, pagine. Finora ho fatto i disegni per quello. Beh, il motivo principale è che abbiamo una vecchia macchina Xerox, praticamente ha una fotocopiatrice. E io sono quello della band che può, tra molte virgolette, disegnare. Non capita spesso di avere tempo a disposizione per passare ore o talvolta giorni a fare disegni. E a troppi non piace quel tipo di disegni che faccio, ma fanculo quegli sfigati. Ma sul Dead Silent Prod adesso è uscita la seconda edizione della prima uscita su DSP dei Merciless.
si riferisce a The Awakening del 1989. Quello che ricevi qui in promo praticamente si riferisce all'allegato, quello che ricevi qui in promo è praticamente l'allegato, è praticamente l'album che gli è stato appunto inviato dei Merciless. Cerchiamo distributori, negozi in poche parole che vendano le copie della DSP. Cerchiamo distributori ovunque, e a tutti coloro che possono vendere 10 o più record riceveranno una copia gratuita. In più, quei 10 record saranno più economici. Non appena questa seconda edizione avrà pagato, la band Imperator andrà in studio. L'LP degli Imperator conterrà 8-10 brani, a seconda di quante vecchie demo useranno, ma ci sarà anche una nuova traccia, e si intitolerà The Time Before The Time. Dopodiché, probabilmente, i colombiani Massacre sarà la prossima pubblicazione. Massacre rilascerà molto presto un 7 pollici con 3 brani demo sull'etichetta greca Sense of Love. Questa è una nuova etichetta, spero che possano dare abbastanza copie e non solo un'edizione limitata di esso. Naturalmente noi diamo una mano alle band e non sono legati a noi, ma sto pensando al fatto che Massacre sta vendendo così tanto. Solo in Colombia è stata venduta la loro prima e unica demo 1000 copie, che è più di quanto ha venduto la nostra demo Death Crash in tutto il mondo. Forse non se l'aspettava tutto quel successo. Poi Dead, vabbè, siamo agli albori, ci sta, però devo anche vedere dopo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, possiamo stampare solo 1000 copie ogni volta di ogni edizione di DSP, e la prima edizione dei Merciless è andata esaurita più velocemente di quanto sia stato possibile imballarlo e pubblicarlo. Per questa seconda edizione, che abbiamo ricevuto non molto tempo fa, dipenderà quanti francobolli riusciremo ad ottenere, di quanto velocemente sarà in tutto esaurito. In Norvegia è molto difficile vendere dischi, è lontano dagli Stati Uniti o dal Sud America, e non credo nessuna scena reale esista qui. Pensi di poterti occupare di un po' di distribuzione? Vendita di versioni DSP, o forse conosci qualcun altro interessato? Penso che i Merciless saranno molto facili da vendere in Italia. Lì esistono molte riviste e riceviamo anche molte lettere. Vendiamo anche altri dischi distribuiti da varie etichette underground, ma potrebbero essere molto differenti da quelli che sono i dischi che vendiamo, perché di solito non ne riceviamo così tante copie, quindi le esportano subito. Comunque posso dirti quello che abbiamo attualmente, tranne dei Merciless. Vabbè, qui poche parole fa la lista di tutto quello che c'è, sta quello che c'è appunto i CD, che gli album che hanno disponibili. Poi andando avanti dice: non stamparlo in Metal Destruction, te lo spiego solo, ok? Se vuoi una di queste registrazioni che ti ho elencato sopra, indica quanti e quali record, in modo che io possa vedere di quanto sarà la francatura. Ora passiamo ai Mayhem. Per la prima volta siamo stati in studio ed abbiamo registrato 2 brani. La prima volta con questa formazione, intendo. Verrà pubblicato su Chicken Brain Records, una specie di etichetta underground svedese, in quest'autunno. Ci saranno altre 8-10 band svedesi, tra cui anche i Merciless. Ancora non conosco il titolo di questa compilation LP CD. Le nostre canzoni su cui sarò io sono The Freezing Moon e Carnage.
The Freezing Moon è nuova e abbastanza diversa dalle nostre canzoni. Ad esempio c'è un lungo assolo di chitarra su una parte doom molto lunga. Questo perché volevamo avere un assolo su una sola traccia, di quelle nuove ovviamente. Carnage è stato realizzato nell'85, qui c'è un punto esclamativo. Sicuramente c'è qualcosa da controllare bene. Quindi è davvero vecchio. Era sul primo demo, Pure Fucking Armageddon, pubblicato in sole 100 copie e non disponibile. Ovviamente, cioè già era finito negli anni 90, immaginate adesso quanto sia impossibile trovare una cosa del genere. Ma visto che pensavamo che non ci piaceva il sound, abbiamo voluto suonarlo di nuovo per cercare di mantenere quello originale. Ho registrato queste tracce per te, ma non sono sicuro di riuscirla a includere in questa lettera insieme alle registrazioni dei Merciless. Ma comunque avrai questa cassetta. Puoi registrarlo anche per altri se vuoi, ma per favore non scambiarlo. Registrerò anche altre band per riempire il resto del nastro. Hai sentito parlare dell'incredibile band ungherese Tormentor? La loro demo è di 4 anni fa, ma suona come le band death metal, black metal di oggi. Stiamo provando a capire se vogliono un accordo su DSP. Sfortunatamente non parlano quasi affatto inglese, quindi sembra che né loro né noi ci capiamo. Stiamo pensando di pubblicare un LP full length dei Mayhem, ma sembra che ci voglia un fottutissimo lasso di tempo prima di avere abbastanza materiale per questo. L'unica cosa che abbiamo è un titolo che deve essere usato: The Mysteries Doom Satanas. E qui, signori, la mia reazione appena tradotto questo pezzo è stata ma andiamo avanti, perché c'è ancora di peggio, non vi preoccupate, c'è stata una reazione ancora peggiore. Questo riguardava tutti i piani futuri di cui io credo ti possa parlare. Non vedo l'ora di vedere Metal Destruction. C'è la possibilità che possiamo anche venderlo, ma non posso dirlo con certezza. A proposito di satanismo, mi piacerebbe entrare a far parte di una congrega clandestina, malvagia e cupa. Penso che tu sappia delle seccature che comporta ottenere qualsiasi contatto con quest'ultima. Non mi piace ciò che è stato creato da Anton LaVey, la prima chiesa di Satana. Sono venuto in contatto con un tizio che è laureato in American Satan Sons, Church of Satan, e mi ha spiegato che non ha nulla a che fare con LaVey. Ho chiesto se esistesse anche in Europa e cosa fosse esattamente. Non mi ha risposto. Ma ho sentito in seguito che Satan Sons ci sarà anche in Europa, ma ancora non so in quali paesi si trovi, in cui verrà fatta. Questo pezzo è stato un po' difficile tradurlo, ve lo dico proprio sinceramente. In Norvegia non ce ne saranno tante, ma in Svezia, sono svedese, quella prima chiesa sarà Stoccolma, la capitale, e ci saranno circa 5 chiese costruite da 7 sataniche, usate solo da satanisti, per lo più sotto chiese cristiane, come quella di Mariakyrkan, chiesa di Maria, nel sud di Stoccolma, dove la chiesa di Satana è solita gironzolare nei dintorni. So che esiste davvero, le congreghe oscure lo fanno, usano sacrifici umani e mangiano carne umana. Sono quelli che cerco di trovare. Non so molto di magia e non posso dire di praticarla, perché io non ho avuto successo. Ciò che dipende da quello che si vuole fare con la magia, in tutti i suoi tipi, è di quali libri si possono ottenere. Sono nascosti nelle biblioteche e così difficili da trovare, anche vedere, perché ovviamente non permettono a nessuno di vederli. Devi essere uno scienziato o qualcosa del genere. Se solo vedresti i microfilm di quel tipo di libri.
Una grande biblioteca di molti vari tipi di arti magiche e anche il British Museum di Londra. Ma è così dannatamente difficile mettere gli artigli su quei libri. Un libro che voglio davvero avere è il The Mysteries Dum Satanas. Purtroppo esiste solo in una copia. Tu stai praticando qualche magia o conosci qualche tipo di congrega? Hai visto, sentito qualcosa di soprannaturale? Allora, questa frase, ve lo dico da subito, è stato veramente quasi difficile tradurla. Cercherò di leggerla nel modo in cui possiate capirla, nel modo migliore in cui possiate capirla, ma sarà difficile. Io ho, ma non ho capito molto di quello che era, e penso che la maggior parte di esso fossero i cosiddetti echi del passato o il futuro. È un po' contorta, però cioè, spero si sia capito il senso in poche parole. Sai qualcosa sui piani astrali e i viaggi fuori dal corpo? Sembra che tu sia coinvolto, e sono d'accordo, sugli stupidi creatori di tendenze. Quindi è qualcosa di cui sento di poterti parlare. Ho avuto una strana esperienza una volta. Ho avuto emorragie interne e non è stato possibile trovarle a raggi X. Quindi continuavo a sanguinare e sanguinare. Alla fine sono svenuto e sono caduto sul pavimento, perché ho finito il sangue. Il cuore non aveva più sangue da pompare e le mie vene arti si erano quasi svuotate. Tecnicamente io ero morto. Nel momento in cui sono caduto contro una porta di cui poi ho sentito parlare, ho visto uno strano colore blu ovunque. Era trasparente. Così ho potuto per un breve momento vedere tutto in blu, finché qualcosa di bianco, splendente e caldo non mi circondava. Quello che è successo dopo non è interessante. Mi sono svegliato quando alcuni uomini dell'ambulanza sono venuti e mi hanno portato in ospedale. E lì i bastardi della chirurgia hanno iniziato a tagliarmi dalla parte sbagliata. Quindi ho avuto un'enorme cicatrice per quello. Tuttavia, c'è qualcuno che conosco che ha avuto molte esperienze extracorporee. Sta usando magie di vario tipo e sa molto più di me di esperienze soprannaturali. Per cui ho chiesto di quanto fosse strano riguardo questi colori. Mi ha detto che il primo piano nel mondo astrale ha il colore blu, il piano terreno ha il colore nero, poi ne arriva uno grigio, che è molto vicino a quello terrestre ed è facile da raggiungere. Il prossimo è blu, poi diventa sempre più luminoso fino a fermarsi su un bianco brillante in cui non possono entrare i mortali. Se qualche mortale riesce ad entrarvi, quello non è più mortale e non può tornare sugli altri piani né su questa terra. Dopo il piano bianco o il livello o qualunque cosa vada oltre con un altro colore che io conosca, possono viaggiare solo gli spiriti e i grandi stregoni. Mi è stato detto che il piano bianco in cui sono entrato senza che io sapessi era il mondo dei morti, e sono morto, ma l'ho anche respinto poco dopo tempo, cosa che accade molto raramente. Quindi, da quello che ho sentito dire, ho una specie di scopo da raggiungere qui. È successo quasi 8 anni fa e sto cercando di scoprire cosa devo fare qui prima di poter entrare di nuovo nella luce. Per un certo periodo sono stato un cosiddetto medium, dopo quella cosa, il che significa che potevo contattare gli spiriti che provenivano da quella luce. La cosa strana è che non ho mai provato a contattarli. Poi ho cercato di entrare in contatto con loro,
e con altri ho provato invocazioni e incantesimi senza alcun successo. Per lo più di notte e in completo silenzio, quando ero solo li sentivo arrivare, ma anche altri li hanno sentiti. Per lo più sentivo solo la loro presenza e a volte continuavano con suoni di vario genere. Io potrei anche, ma molto di rado, vedere cose che sembravano strane, che non erano di questo mondo, ma era così veloce e assurdo che a malapena riuscivo a vederne molto. Le ho sentite toccarmi e a volte queste cose potevano anche muoversi. Dipendeva molto da dove mi trovavo e a quel tempo potevano apparire quasi ovunque io fossi. Ma era temporaneo ed ora sono scomparsi. Penso che avesse a che fare con quella casa in cui sono morto. È stata venduta e subito dopo se ne sono andati. O forse semplicemente sono scomparsi da me e ora stanno dando vita a un inferno vivente per i nuovi proprietari di casa. Lui. Ho sentito suoni che non possono essere spiegati e che possono essere chiamati soprannaturali anche dopo, ma non credo di avere più le stesse capacità. Non riesco più a sentirli e di quello che posso sentire ora a volte è così debole. Senza quella sensazione di wow, sono qui, è difficile essere sicuri se quello fosse quel tipo di suoni, perché ora suonano più come suoni normali. Immagino che sia stata la mia esperienza più occulta. Dopo che avevo perso due terzi del mio sangue, ho sentito il bisogno di perdere altro sangue per vedere come scorre. Mi sono tagliato e quando sono ubriaco anche altro, nel senso che la traduzione qui è difficile da fare, però in poche parole è: mi sono tagliato io, ma quando sono ubriaco ho tagliato anche altro, ecco, in poche parole. È questa la traduzione. Penso sia questo il senso. Perché poi dice infatti: mi piace tagliare tutti i tipi di carne, ma preferisco quella viva. È così stupido che i ragazzi delle scuole che hanno ascoltato i Morbid Angel, per esempio, poi vogliano formare una band death metal. Troppe altre band che prima suonavano qualcos'altro come hardcore, grindcore o speed metal, ora stanno saltando sul carro del death metal. Sono fottutamente disgustosi. E qui infatti esce fuori, come dire, l'odio per la tendenza, come in poche parole vi ho spiegato, cercato di spiegarvi appunto nella storia del death metal nei video precedenti. Basta guardare per esempio l'etichetta incredibilmente trendy, o trendy inteso come va di moda, Erasure, non so adesso come si pronuncia questa. Ora tutte le nuove band sono improvvisamente death metal. Anche molti sfigati lo stanno scoprendo all'improvviso. Sanno che esiste qualcosa chiamato death metal e underground e sono totalmente interessati per circa 2 mesi, ma poi improvvisamente smettono di scrivere lettere e così via. E quella cosa del gore. Com'è ripugnante che dei bambini stupidi distribuiscano dischi o demo con immagini crude su di esso, e i loro testi sono pieni di cose crude, su interventi chirurgici e carcasse in decomposizione, e non capiscono un cazzo di cosa si tratta. Se vedessero qualcosa di cosiddetto cruento nella vita reale, si cagherebbero addosso nei pantaloni. Semplicemente tagliandomi, avendo teste di maiale sul palco che poi gli gettiamo addosso quando suoniamo, oppure gli gettiamo addosso carne in putrefazione, questo fa impallidire la maggior parte delle persone che poi si sentono male. L'hai notato? Allora, qui aspettate, qui arriva adesso il momento che mi ha fatto veramente
Questo ha fatto male, questo ha fatto veramente male, ve lo dico, eh. Preparatevi perché... Preparatevi, eh. L'hai notato? Un ragazzo che si atteggia ad essere così malvagio e oscuro, ma è davvero un debole, è l'incredibilmente stupido Quarton di Bathory. Ah, questa fa male, questa fa male, regà. Mamma mia, se fa male. Ora è completamente sfinito. Comunque, regà, ve lo dico. Allora, prima che vada avanti, prendetela come... Questo è... Sono i ovviamente, questi sono i sentimenti di Dead negli anni 90. Ovviamente, si sta parlando di quando ancora entrambi erano vivi. Cioè, è facile guardarlo nel 2022, questa lettera, ma immedesimatevi in Dead e comunque sia nella scena metal degli anni 90. È questo quello che volevo un attimo farvi capire. Ora è completamente sfinito, come puoi sentire dalle ultime sue uscite, in particolare l'ultimo pezzo di merda. Fa male, raga, mi sto triggerando, ve lo dico, però vabbè. Fortunatamente la finisce qui con Quarton. Ti piacciono le antiche leggende? Io sono un appassionato, soprattutto di quelle dell'Est Europa. Lì ne hanno così tante che non si conoscono affatto qui. Soprattutto sui vampiri, Nosferatu, Stregoica, eccetera, 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 perché ne nomina parecchi. Qualcosa che trovo strano è che qui abbiamo una parola per vampiro e conosciamo un solo tipo di vampiro. Ad esempio, in Transilvania ce ne sono circa 15. Il vampiro è conosciuto in quasi tutto il mondo, ma nell'Europa orientale, nella loro storia in particolare, le leggende o fiabe sono piene di vampirismo. In molti luoghi dell'est ancora oggi continuano ad essere ben informati e a prendere sul serio il vampirismo. In Transilvania sospettano che non tutti mangino mucchi d'aglio e hanno rituali d'esorcismo per i corpi che potrebbero essere uccisi da un vampiro. Ma questo è nei luoghi di campagna, non nelle città. Il tempo sembra essersi fermato in alcuni posti della Transilvania. Il passato è vivo. Devo visitare la Transilvania con le sue centinaia di castelli nei Carpazi, ciascuno con la sua oscura storia. Il castello dei Pandarin nel nord-est, vicino alla Moldavia, è il castello dove la contessa Bathory una volta viveva prima che venisse murata lassù. Hai sentito parlare della contessa Elizabeth Bathory? Tuttavia è impossibile entrare in quel castello perché è in cima a un'enorme montagna, ma dovrebbe esistere un passaggio segreto, un tunnel che va all'interno della grande montagna, che è la sola via per salire lassù. Quel tunnel segreto è stato cercato da molte persone curiose per centinaia di anni ormai. Cazzo, ci sono così tante vere leggende dei Nosferatu, Transilvania e degli Upir russi che non si conoscono in Occidente. Qualcosa che mi ha reso interessato ai fiori. C'è una leggenda su diversi fiori rari che possono trasformarti in un lupo mannaro. Sono nei fumetti, nei film, ed ho pensato che non esistessero. Uno di questi si chiama Wolfsbane. Ho scoperto che esiste, ma è fottutamente raro. Devo trovare tutti i fiori del male e raccoglierli. Se sai qualcosa sul vampirismo e sulle leggende orientali, sappi che ne vado pazzo. Cerco di scoprirne il più possibile e più imparo, più divento pazzo e devo sapere tutto. Conoscete l'ex dittatore di Romania, Ceaușescu? Avete sentito che alcuni stupidi mortali lo stanno mettendo in relazione a Vlad Tepes, l'impalatore? Non ci credo un secondo. Si pensava che avesse la stessa strana espressione in faccia di Vlad Draculesti, Tepes, quando hanno aperto la sua bara per l'ultima volta, prima che fosse seppellito.
In seguito hanno scoperto che era la faccia che assume un morto. Che incredibile, stupido. Alcuni lo chiamavano Drugulescu. Si dice, solo stronzate, che bevesse il sangue dei bambini. Non penso molto alla politica, quindi non mi interessa molto che fosse un dittatore. Ma ha spazzato via intere città da antichi castelli. Il nuovo primo ministro, o qualunque cosa pensi di essere, Ilinescu, è dello stesso tipo dell'ultimo, quindi non credo sia un cambiamento in Romania per le persone. Lo è per i turisti, che è più facile venire lì. Lo devo fare. Ho visto in questa primavera una troupe televisiva svedese che stava mostrando la situazione in giro per la Romania, e così via. All'improvviso un ragazzo si è trovato nella peggiore tempesta di neve. Il vento stava urlando e lui rimase sprofondato nella neve. Sullo sfondo si potevano vedere i Carpazi che dicevano: questa è la Transilvania. Penso sia stata la cosa migliore che ho visto dai nostri canali TV di merda. Colleziono francobolli dalla Romania. Non ne ho molti e non ne colleziono altri. È solo perché per coincidenza ne ho trovati alcuni e su di essi ho visto che ci hanno messo dei castelli. Ne ho uno con un'Edoara, dove viveva Vlad l'Impalatore. Devo trovare quello di Brad, quello dove Bram Stoker scrisse la sua storia Dracula. E quello di Bran Brasov, dove avrebbe dovuto vivere anche lui, Dracula. Ci sono un mucchio di altri castelli bruliganti nel ferro di cavallo dei Carpazi, quindi immagino che ci vorrà davvero molto tempo per ottenerli tutti. Ho fatto un dipinto di quel castello a un Edoara circondato dalla bandiera rumena su una giacca. Ho pensato a cosa penseranno nell'ambasciata rumena. Sai qualcosa se il regno austro-ungarico, in cui anche la Transilvania era inclusa, aveva qualche bandiera? Mi chiedo solo se la Transilvania ne avesse. Hai sentito di cosa sta succedendo in Francia con quel bambino che ora dovrebbe avere circa un anno e mezzo, cioè circa mezzo anno? Che è una reincarnazione della famiglia Dracula in qualche modo strano? Penso sia troppo incredibile che dopo così tante generazioni, 500 anni, la reincarnazione improvvisamente sia nata ora. E perché in Francia? Ma i francesi sembrano crederci mortalmente. Mi dispiace, ma non ho la più pallida idea di cosa sia quel teatro Grand Guignol. Ehi, sei fortunato che ti è stato insegnato a disegnare dall'Accademia di Arti. Non sono mai stato in una scuola e infatti non so disegnare. Mi piacerebbe essere un designer professionista o qualcosa del genere, ma non ho abbastanza tempo per questo, e inoltre non è possibile fare i disegni secondo la propria fantasia o la propria volontà, ed è proprio quello che ci viene chiesto di fare. Ho fatto qui per te una specie di logo della Dead Silent Prod che ti allego. Non è ufficiale o altro. Puoi scrivere qualcosa sopra di quello che ti ho detto del DSP in Metal Destruction, se vuoi. A proposito di questo logo, puoi rimpicciolirlo, farlo esplodere se necessario. Quello che scriverai sul DSP dipende da te. Io ti do carta bianca in questo. Non so quanto spazio puoi dare per questo nella rivista, quindi scrivi tutte le informazioni che ci si adattano. Ora devo concludere, sta diventando una lunga lettera, quindi devo andarmene. Ci vediamo, Dead. PS. Devi aspettare un po' di tempo per la copia promozionale gratuita dei Merciless. In questo momento non abbiamo cartoni per le singole spedizioni. Ah, mamma mia, signori, è stata veramente tosta. Ma questa, come potete vedere, è la prima lettera di Dead, appunto,
del libro, appunto, The Letter from the Dead. Io concludo qui. Ci sarebbe veramente tanto da dire sotto questo argomento, ma il video è venuto già abbastanza lungo di per sé, per cui non lo so, vediamo sulle prossime lettere se magari riesco a mettere qualcosa di mio in mezzo, però questa penso di aver detto già abbastanza nel frattempo che la traducevo. Signori, io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e io mi sento solamente di dire: lasciate un bel mi piace se pensate che me lo sia meritato, perché veramente questo video è stato, cioè, dietro un gran culo per farlo, e per cui se pensate che me lo sia meritato, lasciate un bel mi piace. E soprattutto se vi interessano i temi che porto e avete visto due o più video, comunque sia vedete i video sul canale, vi invito ad iscrivervi al canale, soprattutto perché almeno non vi perdete i prossimi video. Vi ringrazio di nuovo per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni e ci si becca il prima possibile, spero la settimana prossima, con un nuovo video. Ragazzi, di nuovo, grazie a tutti.